Ma come? L'ultima volta ero in canottiere ed era tipo estate, e adesso. Comunque sono successe un casino di cose, adesso provo un po' a raccontarvele, a metterle in ordine, così vi spiego anche l'assenza molto prolungata dagli schermi. Allora, punto primo, aprirò una nuova attività. Cosa? Bella domanda. Innanzitutto vi devo raccontare due cose successe simili fra loro, ma entrambe pazzesche. Allora, la prima, per aprire questa attività mi serve ovviamente un posto. E allora, dopo numerose ricerche, vado a vedere questo posto bellissimo, su due piani, appena ristrutturato. Il prezzo non era neanche così male. Allora, lo vedo una prima volta, vado a vederlo una seconda, anche una terza volta, proprio in via definitiva, tant'è che porto anche i miei genitori. Seconda visita all'immobile oggi con tutta la squadra. Parliamo con l'agente immobiliare e ci dice anche che non c'è nessun altro interessato. E questo è tipo un giovedì. Calcolate che poi passa il weekend in cui faccio un po' di calcoli, un po' di pensieri, perché comunque si trattava di un bell'impegno economico. Richiamo l'agente lunedì e la scena è questa. Ora, l'ho registrata perché pensavo ovviamente che quello diventasse l'inizio di un bellissimo video racconto di tutta l'avventura. E invece. Sì, buongiorno, io chiamo per l'immobile in affitto in via. Vorrei venire in settimana per fare la proposta. No, guardi, purtroppo la proprietà ha già accettato una proposta. Mi dispiace. Ah, Arrivederci. arrivederci. Cioè, ma quando può essere successo tra giovedì che non c'era nessuno interessato e lunedì che ho fatto la chiamata? Va bene, comunque, errore mio. E cosa si fa dagli errori? Si impara, in teoria. Allora, continuo la ricerca, trovo un altro posto e questo è ancora più pazzesco, nel senso che è più grande e ha una disposizione delle stanze ancora migliore. E stavolta non mi faccio fregare, vado in agenzia con questo, che è il libretto degli assegni, pronto a lasciare la caparra. Noi si va. Saranno. Andiamo. Ora, tra l'altro, non so voi, ma io non avevo un libretto degli assegni così cartaceo, quindi rischio di perdere anche questo posto nell'attesa che la banca mi invii fisicamente questi foglietti. Ma stavolta no, vado in agenzia e faccio anche la proposta e firmo anche questo mega assegno. Stavolta è fatta, penso. E invece no, no, no. Nel momento in cui ero in agenzia, infatti, a insaputa sia mia sia dell'agente immobiliare si stava svolgendo una riunione del consiglio dei proprietari dell'immobile. E in quella riunione veniva deciso che invece dell'affitto, da lì in poi avrebbero preso in considerazione solamente proposte di acquisto. E quindi assegno stracciato e secondo posto perso per sempre. Ora quindi sono di nuovo alla ricerca di un immobile a Milano, ma nessuno alla fine ha le caratteristiche perfette. Ce n'è uno che è troppo buio, è troppo umido, è troppo costoso. Ecco, quasi tutti hanno quest'ultimo difettuccio. Ma per cosa mi serve, direte voi? Allora, parte spoiler del video. Innanzitutto vi posso dire che non sarà una palestra, ma non sarà neanche un nuovo personal training studio. The first reaction, shock. Infatti continuo a vedere nuove aperture, anche su Instagram mi arrivano le sponsorizzate, ma è sempre la stessa roba, Ormai ce ne sono a decine, forse a centinaia, tutti uguali, che noia. Quindi adesso vi leggo alcune parole che fanno parte dei miei primissimi brainstorming su questo nuovo progetto e voglio sapere nei commenti, secondo voi, che tipo di attività aprirò. Allora, le parole sono post pandemia, perché il mondo è sicuramente cambiato. Personal trainer, quindi sì, avrà a che fare anche quello. Freelance, work-life balance. Voi come ce l'avete? Ora, sono partito da queste parole che usai nel brainstorming perché sempre di più nei miei business non voglio partire da solamente quello che piace a me, ma cerco di analizzare quali sono i bisogni delle persone e quindi del mercato. Bisogni che ovviamente cambiano con il cambiare del tempo e che quindi si modificano. E avete capito? No? No? Perfetto. Comunque scrivetemi qui sotto secondo voi cosa aprirò, perché se qualcuno indovina avrà sicuramente la tessera numero 1
e sarà socio onorario a vita. Comunque, nel frattempo, potevo io stare fermo? Sì, tecnicamente sì, e invece no. Ho messo insieme tutte le skills e le cose che ho studiato e appreso negli ultimi anni da imprenditore e sono diventato consulente per una palestra di Milano. Ora, sempre in tuta e sneakers, però pur sempre consulente. Anzi, tecnicamente personal training area manager. Figo, no? Poi, attenzione, sto lavorando con un amico a un progetto creativo che non c'entra niente con tutto il mondo del fitness, ma che riguarderà questa cosa qui, che ovviamente voi vedrete pixelata. Questo arriverà i primi mesi del 2022, quindi veramente a breve, e riguarderà un crowdfunding, appunto la creatività, e, insomma, cose che mi fanno impazzire. E tra l'altro mi sa che vedrete prima questo della nuova misteriosa attività, visto che sto ancora cercando un posto. Quindi magari occhio in particolare al mio Instagram, perché a breve di questa cosa qui vi spiattello tutto quanto. Bene, in definitiva, che dire? Sono carichissimo per il 2022. Vivo finalmente la vita e le mie giornate come volevo viverle da un sacco di tempo. Mi gestisco io, non devo dar conto a nessuno se non a me stesso. Non c'è nessuno che mi limita nelle mie idee, a volte un po' folli. Ma soprattutto vivo ogni giorno vedendo e frequentando persone che sono esattamente quelle che vorrei vedere e frequentare. La mia assenza dagli schermi è coincisa infatti con uno dei periodi più brutti della mia vita, a causa di... Ma magari un giorno ci dedico un intero video, che dite? Comunque, se le prospettive sono queste, ci voleva. Ora, le cose potrebbero andare meravigliosamente bene dopo che lancerò tutti questi progetti, ma potrebbero anche andare in modo disastroso. Quindi, se non è un motivo questo per non solo iscrivervi al canale, ma anche attivare le campanelle... Anzi, la campanella, perché è il... Comunque non so cos'altro potrebbe essere, quindi... Intanto auguri a tutti, auguro anche a voi un 2022 di progetti esplosivi. Ora vado a preparare la valigia per un Natale al sud di pura massa muscolare. Peace.